Sulla statale 85 all'altezza di uno dei blocchi che sono stati allestiti dalla polizia in campo dalla notte scorsa. Ci sono tantissimi uomini delle forze dell'ordine, quindi agenti della questura, ma naturalmente anche carabinieri. Arrivando qui abbiamo incontrato il primo blocco, complessivamente ne sono quattro blocchi, quindi per vietare il transito e l'ingresso. Ingresso nei comuni di Pozzilli e Venafro, così come stabilito dall'ultima ordinanza del governatore Toma. Gli agenti stanno controllando alcuni automobilisti in transito. Bisogna dire che, da quello che ci hanno detto, le persone che stanno passando sono soprattutto medici, infermieri e forze dell'ordine, quindi si sta assolutamente rispettando l'ordinanza. La strada è vuota. Abbiamo commentato quest'ultimo decreto del governatore Toma col consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola, che insieme ai suoi colleghi pentastellati era stato tra i primi a chiedere Pozzilli zona rossa, Pozzilli però non Venafro. Lui ci spiega nell'intervista anche un ulteriore provvedimento che chiederà, ma ascoltiamolo. Noi avevamo chiesto Pozzilli proprio perché contemporaneamente, a nostro avviso, bisognava che la DGA Salute prendesse in esame anche la sanificazione di Neuromed, cosa che non può decidere l'ASREM. Invece, dalla lettura dell'ordinanza, non è stata fatta la sanificazione di Neuromed, ma praticamente è stata ampliata la zona rossa a Venafro, che non si capisce veramente il motivo, perché tutta la provincia di Caserta, diciamo che alle nostre di fronte a noi, hanno la possibilità di collegarsi attraverso Sesto Campano, a Roccaravindola e quindi a Montaquila e quindi entrare in Molise. Fate conto che il comune di Santa Maria Capua Vetere è uno dei comuni più toccati purtroppo da questo virus in regione Campania. Quindi, facendo questa ordinanza che amplia Venafro per non lo so per quale motivo, quindi lo chiederemo alla prima riunione che ci sarà, ma io già ho chiesto oggi che stamattina al tavolo tecnico ne parlino di questi argomenti. Chiederete ulteriori precisazioni, chiederete anche la riapertura dell'ospedale di Venafro. Sappiamo che le ultime dichiarazioni del manager dell'ASRM Florenzano ci raccontano un'impossibilità a causa di apparecchiature obsolete. Lei cosa dice? Allora, diciamo che al dottor Florenzano ho dato tra ieri sera e stamattina tutte le specificazioni utili perché, proprio perché Venafro è stata dichiarata zona rossa, voi vi rendete conto che in tutta questa piana, 6.000 ettari, con gli agricoltori che sono gli unici che si stanno dando da fare per i nostri prodotti, sono senza copertura. Quindi, a maggior ragione, io chiedo che da subito vengano ampliati i servizi che già l'ospedale Santissimo Rosario dà. Ci vogliono pochissimi investimenti. Hanno fatto la verifica, esiste la TAC, esistono i tavoli per rianimazione, ci bastano solo alcune cose. Secondo, ho inondato il tavolo di Florenzano dei medici, nostri amici pensionati, che sono disponibili a lavorare a Venafro da stasera. Quindi noi chiediamo il punto di primo intervento subito, la medicina generale e, appena si troverà un pneumologo, pure la riabilitazione pneumologica, perché queste sono le cose che servono.